Le 14:22, qui in diretta sulle frequenze volatore di RMC 101, salutiamo Luigi Pistillo, buongiorno, benvenuto. Pistillo, salutiamo Luigi Pistillo, c'è? Io sento respirare, ma magari lui non ci sa. Pronto? Sì, Pistillo, ci sente. Buongiorno! Buongiorno, perché è l'autore del... Buongiorno a te e agli amici siciliani. Perché è l'autore del Il Paradosso di Pancrazio, che è il libro che Sì. presentiamo in questa puntata del Volatore di RMC 101, è romanzo anche abbastanza divertente. Beh, però cominciare da un'osservazione, Pistillo. E come si fa a mettere insieme Calvino con San Gennaro, no? Prendo lo spunto da una cosa che Calvino ho letto con su San Gioia. Gennaro lo si può mettere perché diciamo che mette d'accordo, è un romanzo che mette d'accordo la Trinacria con il Veneto, e come è stato acutamente definito, è un libro delle maschere italiane, dove convivono vari dialetti, convivono varie culture, varie mentalità. È un libro veramente italiano, ecco. Ed in questo senso, insomma, Calvino e San Gennaro stanno insieme, no? Perché Certamente, perché uniscono poi il esprime paese. anche le mie origini, cioè io sono un meridionale, però ho avuto una formazione meneghina, nordica. Pancrazio, Chi è Pancrazio? intanto diciamo il nome, Pancrazio è il nome dell'antica lotta che si svolgeva in Grecia. Una lotta senza esclusione di colpi, ed è il nome che affibbia che Carlo Biagiotti dal figlio pensando di infondergli forza, energia. In realtà Pancrazio è un po' un infingardo, uno scioperato, quindi diciamo che contraddice il nome che porta. E rappresenta una parte dei giovani del tempo nostro, con i pregi e i difetti che hanno, insomma. Luigi Pistillo è, come ha detto, è meridionale, nato a Campobasso, vive a Milano, è attore e regista. Questo è il suo primo romanzo, Il Paradosso di Pancrazio. Come si arriva alla scrittura Si arriva dal alla teatro, scrittura in Pistillo? maniera del tutto naturale, diciamo che c'è stato. Io mi ero cimentato scrivendo per il teatro e scrivendo per il cinema, ed è stato uno sbocco naturale confrontarmi con la narrativa. È un'esigenza che avevo e a cui ho dato seguito, che ho soddisfatto, diciamo, scrivendo Il Paradosso di Pancrazio. In bocca al lupo, Luigi Pistillo. Grazie, grazie a Il voi. paradosso di Buongiorno. Pancrazio è il romanzo che abbiamo presentato in questa puntata del Volatore di RMC 101.